Questa trasmissione si occupa di cortometraggi di cinema indipendente, di cinema o video, cioè che non ha una produzione alle spalle, ma viene realizzato con mezzi estremamente limitati. La trasmissione è ad opera di Corte Tripoli Cinematografica, un'associazione culturale senza scopo di lucro con sede a Pisa. I registi che noi vedremo all'opera però non sono esclusivamente di Corte Tripoli Cinematografica, ma provenienti anche da tanti altri cineclub di tutta Italia. Buonasera, sono Giorgio Ricci e sono molto contento di essere qui di nuovo con voi questa sera. Voi mi lusingate, voi mi state premiando, riaccogliendomi. Che dire, quelle che io vi porgo sono delle riflessioni fatte ad alta voce senza, no, anzi con un po' di presunzione, e spero le possiate apprezzare. Per me è un bel gioco. Ho 73 anni, è molto tempo che mi cimento con queste cose. Passo il tempo molto bene, perché riflettere sull'uomo, cercando di entrarci, e riflettendo sulla vita, cercando degli altri soprattutto, la vita degli altri, cercando di entrarci, mi arricchisce sempre di più e mi fa capire che a 73 anni ancora c'è tanto da imparare. Grazie.
1985 ti è successo qualcosa? Sì, nell'85 mi è successo una cosa molto importante che ha cambiato di molto la mia vita. Mi venne comunicata una diagnosi di una grave malattia renale che avevo fin dalla nascita, ma fino a quel momento, avevo poco meno di 30 anni, non mi aveva mai dato disturbi, e che nei 15 anni successivi mi fu comunicato che mi avrebbe condotto alla perdita completa della funzione di entrambi i reni e quindi necessariamente alla dialisi. Questa diagnosi mi sconcertò, mi spiazzò, mi scioccò, mi sentii molto depresso, ma poi col passare del tempo, vedendo che le mie condizioni erano tutto sommato buone, per un certo periodo di tempo non gli diedi più tanto peso. Ma invece anno dopo anno, col passare del tempo, cominciarono i primi disturbi, il dimagrimento, l'astenia, la debolezza, la stanchezza, e andando ancora avanti i primi disturbi fisici medici, tipo la pressione alta, il mal di testa, le nausee, il prurito, e chiaramente nello stesso periodo gli esami della funzionalità dei reni peggioravano di volta in volta. Col passare ancora del tempo mi venni seguito in maniera molto più stretta e periodica da un reparto di nefrologia e dialisi, che nella fase iniziale mi consigliò una dieta ferrea, una dieta molto molto restrittiva e molto difficile da seguire completamente, ma purtroppo gli esami della funzione renale peggioravano ancora di più, fino a che un anno, quasi due anni fa, iniziai la dialisi. Non iniziai la dialisi extracorporea, quella che molti conoscono, forse più conoscono, identificano come dialisi, quella che si deve andare tre volte per settimana presso il centro e fare la completa pulizia del sangue, ma mi orientai e scelsi di utilizzare la cosiddetta dialisi peritoneale, che permette la pratica domiciliare, cioè a casa, ed io, essendo medico, avevo sicuramente delle maggiori possibilità di eseguire al meglio questa tecnica. E allora appunto scelsi di sottopormi ogni notte alla dialisi peritoneale. Questo mi consentiva di continuare a lavorare, a svolgere la mia attività di medico di famiglia, ma al prezzo di un notevole peggioramento della qualità della vita, già mediocre, perché diciamo erano presenti sintomi e disturbi dell'insufficienza renale, ma anche dal fatto che la dialisi, pur se notturna, mi limitava molto gli spazi durante la giornata. Mi alzavo la mattina che avevo finito la dialisi, ecco, un attimo, in un batter d'occhi si arrivava la sera che dovevo iniziare un'altra seduta. Sedute che duravano 8, 9 ore, 9 ore e mezzo, quindi praticamente a cenare in fretta e poi subito ritirarsi in camera e iniziare la dialisi. Il tempo chiaramente era pressoché assorbito completamente dall'attività professionale, che appunto mi impegnava sia a livello ambulatoriale che nelle visite domiciliari, ma a costo di grandi sacrifici portava avanti questo lavoro, che come è noto è un lavoro abbastanza impegnativo, e i tempi a disposizione soprattutto della famiglia erano molto molto limitati. La famiglia partecipava a questa mia sofferenza, a questo mio disagio fisico e psicologico insieme. Erano molto preoccupati per me e io ero depresso, un po' frustrato dal fatto che, oltre ai problemi di ordine fisico, non potevo più rappresentare per loro quell'ancora, quel punto di riferimento importante che per anni e anni avevano avuto. Ma mi ricordo degli episodi che, se ancora oggi, mi commuovono profondamente. Quando giocavo insieme a mio figlio a pallone, lui si preoccupava di fare attenzione che il pallone non mi arrivasse sempre in addome, dove avevo, diciamo, questo piccolo catetere,
ma cercava assolutamente di preservarmi, di non farmi fare gli sforzi. A casa magari non mi facevano alzare la cassetta dell'acqua, tutto perché volevano che mi riguardassi il più possibile. Sì, la frustrazione e la depressione era notevole, sia, ripeto, per i motivi di ordine fisico, ma anche per questi piccoli segnali di attenzione, ma non è che non voleva avere, proprio perché mi rendevo conto che non potevo essere più il padre e il marito che fino a quel momento ero stato. E poi ho cominciato appunto durante la dialisi a valutare, a prendere in considerazione il problema, l'aspetto del trapianto, che è un'alternativa di altissimo livello rispetto alla dialisi. Inizialmente non dico che ero scettico, ma vedevo il trapianto come qualcosa molto distante da me e dalla realtà che vivevo giornalmente e quotidianamente. Tant'è che non feci subito gli esami per mettermi in lista per essere sottoposto al trapianto di rene. Ma una sera, me lo ricordo bene questo episodio, mentre mi ero ritirato in camera e sentivo ancora la voce dei miei familiari, dei miei figli, che discutevano su quale programma televisivo vedere, mia moglie che metteva a posto in cucina, mi guardai nell'anta dell'armadio, non nello specchio, è un'anta opaca, un vetro opaco, e vedevo questa mia immagine sfumata che si adoperava per prepararsi a sottoporsi alla seduta di dialisi. E allora mi sono posto la domanda: dovrò io per tutta la vita, ogni sera, fare in questo modo? Cioè allontanarmi dai miei familiari, loro che continuano a vivere, a stare insieme in questi momenti, così nel dopo cena, nei momenti più cari che ci possono essere durante la giornata in cui la famiglia si riunisce, io invece qui a fare la dialisi? E appunto, vedendo anche questa immagine così evanescente, mi sembrava che il futuro fosse sempre, sempre, necessariamente così. In poche parole, la mattina dopo ho iniziato a fare gli esami per essere messo in lista per trapianto di rene. Li ho fatto brevemente, indubbiamente il fatto di essere medico un po' mi ha agevolato, e dopo 4-5 mesi ero già in lista e mi sottoponevo alla visita di idoneità. Da quel momento al giorno in cui sono stato trapiantato passarono circa 9-10 mesi. E anche quel periodo le mie condizioni peggioravano, lo stato depressivo si acuiva, insorgevano piccole complicazioni ma molto fastidiose legate alla dialisi peritoneale. Direi che i mesi successivi alla visita di idoneità al trapianto sono stati dei mesi abbastanza difficili per me e quindi per la mia famiglia. Ma una sera a fine estate, dopo un'intensa giornata di lavoro, stavo cenando, erano verso le 9, suonò il telefono. Come al solito dissi a mia moglie: vai a rispondere tu, tanto è tuo padre che vuole sapere come deve prendere le pastiglie per la pressione. E invece mia moglie rispose: era il centro trapianti che voleva parlare con me, perché voleva comunicarmi che la mattina dopo, a mezzogiorno, alle 12, mi dovevo trovare a Verona, dove io sono stato sottoposto all'intervento, perché c'era un rene compatibile e idoneo per essere trapiantato. Tralascio adesso di esporre i momenti concitati, l'emozione, la gioia legata a questa notizia, a questo evento, la speranza, ma direi che vorrei ricordare alcuni flash del momento del trapianto. Il primo flash è quando sto per entrare in sala operatoria. Credevo precedentemente di vivere quel momento in maniera estremamente angosciante, estremamente ansiosa. Invece era sereno, ero molto sereno, perché la serenità mi veniva dal fatto di pensare di essere forte, perché una persona comunque nel momento in cui era scomparsa, in cui era deceduta, aveva avuto il gesto nobile di donare un organo. Quindi l'organo che era già pronto in sala operatoria mi stava aspettando, era il dono che io andavo a prendere in quel momento. E ripeto, mi ha da pensare a questo aspetto, secondo me importante, il più importante in questa vicenda, mi ha dato tanta forza
per affrontare un intervento abbastanza lungo e abbastanza impegnativo. L'altro flash è quando mi sono svegliato dall'anestesia, dopo un attimo, in realtà erano passate qualche ora, e ho pensato, è fatta, sta iniziando una nuova vita. E infatti è stato proprio così. Sono passati ormai più di 7 mesi dal trapianto e posso dire che è veramente iniziata una nuova vita. Una vita che sicuramente è vissuta da una persona diversa, non solo molto diversa da quei mesi, quegli anni di fase finale della malattia, del periodo di dialisi, ma io mi sento diverso, mi sento un'altra persona rispetto anche a quei periodi nei quali stavo ancora bene. Sono passati circa 3 anni e mezzo dal 7 settembre 2004, il giorno del mio trapianto, e indubbiamente posso veramente affermare che mi sembra una data molto molto lontana. Tanto è diversa la vita, l'attività, la voglia di fare e anche la forza di fare. Sembra veramente, ma non è una battuta, una frase fatta, sembra veramente di vivere una vita nuova. Subito dopo il trapianto, l'anno successivo, ho avuto un po' di problemi, sono stato nuovamente ricoverato, ho fatto un altro intervento perché c'era un trapianto che non funzionava proprio perfettamente, diciamo per motivi idraulici. Ma poi, da dicembre 2005, indubbiamente, ho potuto registrare sempre un continuo e costante miglioramento. Ma mi meraviglio anch'io di fare delle cose che forse non facevo nemmeno quando stavo bene, quando ancora non avevo problemi. Ad esempio questa notte sono tornato a casa all'1:15 e stamattina alle 6:40 ero in piedi. Dopo che ieri sera, quando ho terminato l'ambulatorio alle 19:30, sono partito, sono andato a San Benedetto del Tronto e sono ripartito a mezzanotte. Quindi direi che ci sono tanti piccoli segnali, al di là di questo stress comunque serale, che non è che succeda spesso, ma poi è l'entusiasmo ritrovato, è la volontà, è la gratificazione di stare insieme alle persone, di lavorare, di rendersi utili, ma soprattutto quello che mi è servito molto, migliorandomi anche nella mia professione di medico di famiglia, è quello di sforzarmi per ogni persona, per ogni mio assistito, di prendermi carico dei suoi problemi. Perché è importante che chi è malato, chi ha un problema, o chi pensa di averlo, chi è preoccupato per qualsiasi motivo, anche non solo di salute, ma anche per altre cose, avere di fronte, avere accanto, avere vicino una persona che si fa carico, partecipa al suo problema e cerca di aiutarlo in maniera serena e d'amico, veramente il paziente, l'assistito, la persona riceve un grosso aiuto per la soluzione del problema che ha. Questo perché lo dico? Perché anch'io mi sono trovato dall'altra parte, e avere accanto un medico che ti dà proprio questo segnale, questa sensazione che lui prende in carico il tuo problema, veramente è un grande segnale, è un grande messaggio di fiducia e di sicurezza.
chiamo Bruno Meggiolaro, ho 25 anni, sono nato a Pietrasanta in Toscana, in provincia di Lucca, faccio l'artista al circo, sono specializzato come domatore di rettili, come acrobata e come trapezista. Derivo da una famiglia che ha alle spalle 7 generazioni di artisti circensi, che è la famiglia Orfei. Sono molto felice della situazione in cui mi trovo, perché è sempre stato il mio sogno lavorare all'interno di un circo, di un grande circo. Vivo in questo meraviglioso mondo che è il circo, da quando ero bambino, sono nato in questo ambiente. E sin da quando ero piccolino ammiravo mio padre che lavorava con le tigri, con gli animali feroci. Avrei voluto sempre fare il domatore anch'io di animali feroci, però oggigiorno con le nuove leggi che ci sono state, purtroppo molti animali non si possono più esibire nella pista o ci sono molti problemi per esibirli. E avendo sempre avuto i rettili come mostra per far ammirare il pubblico allo zoo, un giorno abbiamo deciso di provare a farli lavorare in pista. È stato un po' difficile perché non essendo animali che apprendano molto facilmente e essendo animali molto aggressivi, ci è voluto molto tempo per abituarli e insegnargli a stare tranquilli in pista senza scappare o senza ritrovarsi in mezzo al pubblico. Non cambierei mai il mio mestiere con nessun altro mestiere al di fuori del circo, perché nel circo è un mondo completamente differente dal mondo esterno. Non abbiamo un altro tipo di disciplina, viviamo in un'altra maniera. Il circo è come un piccolo mondo, un piccolo paese, una grande famiglia nel quale tutti quanti ci ritroviamo insieme la sera a mangiare, a divertirci, stando sempre uniti fra di noi. Non penso che riuscirei a vivere al di fuori da questo ambiente facendo un lavoro normale, avendo dei vari orari, una varia disciplina differente da quella che faccio ora. Il nostro ambiente è un ambiente molto differente dall'ambiente esterno, da come vive la gente normale. Noi abbiamo una piccola società nostra che ci aiutiamo a vicenda facendo varie attrazioni, vari numeri, vari spettacoli. E il successo personale di ognuno di noi viene condiviso da tutti. Una soddisfazione mia è una soddisfazione degli altri del circo. Quando uno spettacolo riesce bene e alla fine dello spettacolo sentiamo la gente che applaude, che si alza in piedi e che ci grida bravi, è una soddisfazione grandissima per me, per la mia famiglia e per tutti gli artisti e tutti i componenti del circo. Il mio mestiere, a differenza di tutti gli altri mestieri che ci sono all'interno del circo, ecco, a che fare con degli animali che possono essere imprevedibili, che possono essere da un momento docili e da un momento dopo possono essere fatali e pericolosissimi. Alcuni pitoni, come il pitone reticolato, che è un serpente di 5 metri di lunghezza, che in Italia non c'è nessuno che lo ha così grande, diciamo sono l'unico a esibirlo in pista per la sua ferocia e per la sua aggressività. Ho iniziato a farlo lavorare circa 5 anni fa, quando era ancora più piccolino, era circa 3 metri. È un animale che rimane per sempre aggressivo, perché l'indole di questo serpente è essere aggressivo. Non è un serpente che si riesce a domesticare, è un serpente che tenta sempre di soffocarti, come fa in natura, soffoca le sue prede. Lui, catturandolo automaticamente per difesa, cerca di soffocarmi a me. A me mi hanno insegnato da piccolino varie tecniche per togliermi questo serpente anche nei momenti pericolosi, nei momenti in cui vedo, diciamo, come diciamo in gergo, la malparata, riesco a tirarmi via questo animale di dosso. Nel numero abbiamo anche delle tarantole, che sono animali molto velenosi, che hanno un veleno emoneurotossico che piglia i vasi sanguigni e i centri nervosi. Il morso di questi animali non è mortale. Il morso di questi animali è un morso che può creare un grandissimo dolore, può causare febbre e dolori vari fisici. È un animale molto imprevedibile, bisogna maneggiarlo con un'estrema cautela. Ha sotto la pancia, c'ha due denti che si chiamano cheliceri.
che sono molto affilati e hanno un forellino laterale dove iniettano un veleno. Non si possono togliere i denti come pensa molta gente del pubblico, che togliamo i denti o gli togliamo il veleno, per il semplice motivo che questi animali devono nutrirsi con i denti, perché i denti vengono usati a sua volta come una piccola cannuccia nella quale mangiano gli animali, mangiano la sua preda. Si nutrono di piccoli vermi o di topolini e di altri animaletti così. Io non vedo altri futuri, spero sempre di poter stare con la mia famiglia sotto questo grande tendone, che è sempre affascinante, riuscendo a prendere gli applausi sempre da migliaia di persone che tutti i giorni spero che continuino a intervenire nel nostro mestiere, che purtroppo ultimamente ha avuto un declino a via di molte leggi e a volte di molta burocrazia che ci ha messo un po' i bastoni fra le ruote. Ma speriamo che, dato che è uno dei più grandi mestieri e più antichi del mondo, non debba mai crollare. Io spero il mio futuro, mio, dei miei figli e delle mie future generazioni, spero di vederlo sempre all'interno di una roulotte e lì sotto questo grande tendone. Ciao a tutti, a presto, sotto il circo, eh!